Una mattinata importante ad Ischia per prendere visione di quella che è la realtà della scuola media Scotti e pensarla completamente in maniera diversa. Architetto, lo studio 77, qui per capire meglio dove può arrivare Ischia. Allora, qual è il bilancio di questa mattinata? Ma abbiamo preso conoscenza un po' di quelle che sono le esigenze della scuola, abbiamo avuto la fortuna di trovare un'amministrazione collaborativa e direi illuminata sul percorso da seguire e per rispondere alla sua domanda, in questo plesso scolastico Ischia può arrivare sicuramente molto lontano. Una scuola ovviamente che sarà innovativa, sono nate tante esigenze, voi avrete il compito di pensare però anche quella che sarà la scuola tra 20-30 anni, perché altrimenti il rischio è quello di realizzare una scuola magari moderna oggi, ma che potrà essere vecchia tra qualche anno. Sì, sicuramente questa scuola dovrà essere flessibile. Noi abbiamo avuto la fortuna di realizzare il primo progetto di scuola flessibile al 100% in Italia, a Prato, e questa esperienza ci ha insegnato a progettare questo tipo di edifici e sicuramente la trasferiremo in questa architettura. Giusto una battuta sulla vostra realtà, voi sentivo parlare prima, vi occupate di scuole in maniera specifica in tutta Italia e non solo. Sì, assolutamente. Assessore, ecco, era importante dopo aver visto su carta, no, quello che può essere l'idea, avere anche contezza di quello che oggi offre la scuola, ma soprattutto di quello che potrà essere. Soddisfatti? Che cosa vi aspettate adesso dal progetto? Noi siamo soddisfatti soprattutto di aver incontrato un pool di progettisti che sono veramente all'avanguardia in quello che è il settore scuole. E quindi gli abbiamo affidato un compito non facile per quella che è la nostra realtà scolastica. Gli abbiamo anche chiesto se era possibile in qualche modo prevedere, come giustamente la domanda fatta precedentemente, un possibile sviluppo e quindi non essere ricongelati nel tempo con la struttura che andiamo a fare, ma che possa avere anche un certo sviluppo. Credo che il messaggio che noi abbiamo mandato, loro l'hanno abbondantemente recepito e siamo certi che per la loro alta professionalità, che stamattina abbiamo potuto anche toccare con mano, saranno saranno dare una risposta che va oltre le nostre aspettative.